andiamo a scoprire insieme un nuovo tappetino. Quindi, nuova recensione, andiamo a vedere i pro e i contro di Artletica, che è un'azienda che ho appena scoperto e mi ha colpito molto. Adesso, come vedete, il tappetino mi è appena arrivato, è imballato, quindi non ho ancora assolutamente avuto modo di testarlo, lo farò insieme a voi per andare a scoprire un po' le qualità di questo tappetino. Piccola premessa che ci tengo sempre a fare quando si tratta di tappetini yoga: una volta che il tappetino è di qualità, quindi i materiali sono di qualità, poi non esiste il tappetino ideale, esiste quello che risponde alle nostre necessità. Quindi, a seconda del tipo di pratica, a seconda di quante volte pratico, a seconda del mio budget, dei miei bisogni, potrò scegliere un tappetino piuttosto che un altro. Andiamo a scoprire insieme Artletica, che ha questa particolarità. La cosa che mi ha colpito molto è il materiale, che è un materiale che io non avevo mai trovato prima e che sono curiosissima di andare a testare. Voglio provare ad avvicinare il tappetino alla fotocamera, vediamo se si riesce a vedere. Io spero di sì. Vedete questa grana molto particolare? E la cosa che mi ha colpito molto è che di solito quando si trovano i tappetini tutti interamente stampati con queste stampe, vedete, questo è tutto colorato, di solito vengono stampati sul materiale che più permette questo tipo di lavoro, questo tipo di stampa, che è quel materiale che risulta un po' di velluto, che non è un materiale adatto a tutti. Quindi a me è capitato spesso con gli allievi che venissero attratti dalle grafiche molto belle e che poi mi dicessero: no, io non mi trovo bene con questo tappetino. In realtà sono dei tappetini molto belli anche quelli, però bisogna essere consapevoli di quello che si sta andando ad acquistare. Quindi adesso andiamo a scoprire insieme invece Artletica e vediamo quelle che sono le caratteristiche di questo tappetino. Testare il nostro nuovo tappetino Artletica e quello che vi posso dire sono queste caratteristiche. Allora, innanzitutto mi ha colpito molto il materiale, come già vi accennavo, molto particolare perché dà un grande grip, una grande aderenza da subito. Ve lo voglio mostrare. Io adesso sono qui, non ho fatto nessun riscaldamento, quindi in questo momento non ho le mani nei piedi sudati. E nonostante questo, come potete vedere, già nella posizione del cane a testa in giù, per dire, le mani e i piedi non scivolano, quindi c'è una bella aderenza nella posizione. Allo stesso tempo, come potete notare, il tappetino ha questa sorta di cuscinetto sotto che lo rende un tappetino morbido, quindi è di quei tappetini, ideali anche nelle posizioni, per dire, in appoggio sulle ginocchia, dove di solito magari sentiamo il bisogno di, se non abbiamo appunto un tappetino di questo genere con un rialzo, sentiamo il bisogno magari di mettere un supporto sotto le ginocchia, soprattutto se facciamo un tipo di lavoro di questo genere dove spesso le ginocchia fanno male. C'è da dire anche un'altra particolarità, è che nonostante abbia questa aderenza molto forte, non è di quelle aderenze che danno altri tappetini, con grip fenomenale esagerato, nel senso che, come abbiamo visto anche in un altro video dedicato ai tappetini yoga e come sceglierli, ci sono dei tappetini fatti di questo materiale che danno questa super aderenza, ma a volte anche troppo, nel senso che ci sentiamo incollati al tappetino e quindi un tipo di lavoro più fluido dove vogliamo proprio scivolare da una posizione all'altra ci risulta magari, non proprio facilitato dal materiale stesso. In realtà, in questo tappetino noto veramente la particolarità del fatto che, nonostante appunto abbia questa aderenza, vedete ad esempio il piede qui non mi scivola indietro, però se voglio invece andare a rotolare, scivolare sul piede, lo posso fare perché a tutti gli effetti, il tappetino è fatto di questo materiale che me lo permette. Questo è un ottimo, veramente, pro di questo genere di materiale. Allora, forse se gli devo proprio trovare un contro, perché al momento onestamente non gliene trovo. Allora, forse una cosa è la pesantezza, nel senso che comunque sia non è di quei tappetini che io consiglierei mai da viaggio, perché comunque non è di quelli
ultraleggeri, la consistenza è comunque sia abbastanza pesante, quindi senz'altro un bel tappetino da studio, un bel tappetino per una pratica in casa e non quando ce lo dobbiamo magari portare in giro da una parte a quell'altra. Il materiale, per quanto stupendo sia, dall'altra parte comunque sia un pochino risulta un po' ruvido al contatto con la pelle, quindi comunque sia, per quanto poi sia morbido, perché è molto morbido poi in realtà come tappetino, magari non è proprio quel materiale che dà quel senso di morbidezza. Però in realtà questo poi risulta anche molto soggettivo, nel senso che queste sono veramente le particolarità che mi sento di far notare per poter andare a selezionarlo. Sicuramente, se devo fare una recensione finale, direi che è veramente un buon tappetino, una qualità molto molto alta. Mi piace tantissimo il fatto che abbia queste grafiche così belle e che dia questa aderenza che però non sia esagerata. Quindi c'è un ottimo compromesso tra grip e fluidità del movimento che permette, grazie al fatto che comunque sia, non ci si sente così appiccicati al tappetino stesso. Quindi io Quindi vi lascio qui sotto il link per andare a vedere il sito ufficiale, andare a scoprire tutte le loro meravigliose grafiche e ovviamente fatemi sapere se acquistate il tappetino come vi siete trovati, perché come sempre questo aiuta la nostra community a scegliere il tappetino ideale per ognuno. Vi ricordo ancora una volta, non esiste il tappetino ideale per tutti, esiste quello che risponde alle nostre necessità, ai nostri bisogni. Spero di esservi stata d'aiuto con questa recensione, lasciatemi il vostro commento e fatemi sapere come va la vostra pratica.